no alla rimozione dei cancelli dalle abitazioni popolari di Via Lago di Capestrano, Massimiliano Pignoli con i residenti contro la decisione presa dall'ATER. Togliere questi cancelli ovviamente favorirebbe la criminalità per due motivi fondamentali. Innanzitutto perché si penetra all'interno del portone e quindi senza nessun tipo di riparo. Ci sono famiglie qui che hanno i bambini e i cui figli giocano praticamente all'interno del portone stesso. E quindi ci sono poi tossicodipendenti che potrebbero entrare e fare bisogni là dentro, quindi creare ulteriore disagio alla, come dire, alla comunità. Praticamente io qua ci sono nato e mi ricordo che mio padre, mio zio, tutte le persone che abitano qua da 50 anni hanno costruito questi mura qua, perché qua sotto è morto un ragazzo verdoso, all'ultimo portone un altro ragazzo è morto verdoso. È meglio che rimangano questi cancelli. No, sta, ecco, come stanno? Se vieni qua, c'è pieno le botte, c'è pieno. Perché mi dite che marito mi carica la carrozzina. Queste sono le persone che io tutelo quotidianamente in comune e lo farò anche questa volta per un semplice cancello. All'ATER dico, invece di spendere soldi per togliere i cancelli, che andassero a vedere i quadri elettrici come sono ridotti, che andassero a vedere chi ci si attacca e che quale bambino potrebbe anche prendere la scossa lì e farsi del male, che pensassero prima ad aggiustare quelle cose e poi a togliere i cancelli per evitare di sguidare le persone.